reciproca autonomia. In collegamento con Blanca Bricegno, la nostra amica di Liberi TV, amica venezuelana, amica, spesso l'abbiamo chiamata Indio, cofondatrice, animatrice di Aires Ben, l'opposizione venezuelana non violenta e propositiva appunto al regime di Chavez, oggi al regime di Maduro. Parliamo con lei delle elezioni amministrative che ci sono state in Venezuela in questo weekend. Sono state delle elezioni appunto che hanno visto, intanto, vabbè, rapidamente, uno scenario è quello di un paese disastrato da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche di diciamo bisogni umani, necessità, prime impellenze, quindi alimentari, acqua, medicinali e così via, che sono disattese, che a cui i cittadini non riescono a far fronte. E in tutto questo, e questo ormai da tempo, ne abbiamo parlato nelle trasmissioni, nei vari appuntamenti su Liberi TV con Blanca Bricegno, e in tutto questo si sono svolte appunto delle elezioni amministrative. In queste elezioni amministrative ci sono poche notizie, a dire la verità, ma insomma sostanzialmente Maduro canta vittoria con i suoi candidati. 3 degli stati sono andati all'opposizione, poi ne parleremo con Blanca, anche perché dovrei pronunciarli e diciamo la mia pronuncia non è diciamo ottimale, ma comunque insomma le proporzioni sono queste: un'affluenza abbastanza bassa, più o meno il 41% di affluenza, più o meno 8 milioni di votanti. Questi sono dei dati provvisori, ma insomma uno scenario abbastanza problematico. L'Unione Europea ha mandato degli osservatori che stanno facendo un lavoro e faranno una relazione, perché insomma il contesto, come ho detto, è abbastanza preoccupante anche per quanto riguarda la attendibilità delle elezioni, la diciamo serenità che si dovrebbe garantire in ogni Stato quando si il momento delle elezioni appunto è stata presa in esame e visionata da questi osservatori. Ma io do subito la parola a Blanca Bricegno, la ringrazio di essere nuovamente su Liberi TV. A te, Blanca. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti coloro che ci guardano. Blanca Bricegno, cofondatrice di Aires Ben, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Noi siamo nati come un gruppo di cristiano di preghiera per il Venezuela e ci siamo trasformati in una configurazione sociopolitica cristiana propositiva e non violenta. Ecco, bene, le elezioni sono state solo di domenica, non il fine settimana. Ah, okay. Sì, non il fine settimana. E certamente, va bene, hai posto il tema della Unione Europea e probabilmente bisognerebbe dire che dovranno, non lo so come andranno a scrivere il nuovo documento che devono consegnare, no? Il report, forse bisognerà poi confrontarlo con quello che hanno scritto nel 2005 e nel 2015, anche perché noi l'abbiamo detto molte volte, molti anni fa dicevamo si scrive Mogherini, si legge Iran. E ora diciamo si scrive Borrell e si legge Iran, ma attraverso si capisce che è facile mantenere rapporti triangolati attraverso il Venezuela, così come una volta avevamo proprio raccontato come l'insepolto che è Chavez, e quel signore lì triangolava come sosteneva a Podemos, nato a pochi passi dalla scrivania dell'insepolto Chavez, insomma attraverso, quando non è potuto più finanziare a Podemos, ha triangolato con l'Iran per tante cose, sperando che possano uscire. Forse Gianni dovremmo fare una trasmissione diversa rispetto a tutto ciò che sta succedendo con il Pollo Carvajal, Alex Saab, anche la infermiera, sì, los políticos che stanno in Spagna, eccetera, ma
la combiniamo per dopo. Questa situazione di Borrell è terribile, come loro sono andati a legittimizzare una tirannide così crudele e di orrore, di terrore nel Venezuela. È ovvio che ci sono altro tipo di interessi, poi la Spagna in particolare, ma anche con Borrell, hanno fatto da una vita grandissimi affari già con Fidel Castro e con Cuba, nella situazione in cui Cuba è, e benché Cuba si è già alzata l'11 luglio e adesso il 15 novembre, anche quello potremmo parlare in un'altra occasione, come è andata questa situazione. Comunque Borrell non ha voluto rendere conto al Parlamento di perché lui andava, come mai questa commissione di osservatori è nata, anche se c'era e c'è un documento che è stato nascosto dove si dice molto chiaramente che nel Venezuela non esistono condizioni per fare una elezione, tantomeno per una elezione dove il popolo possa eleggere, perché il problema è che tu voti ma non eleggi. Ecco, sappiamo già, e Aires Ben, non so se hai visto il nostro comunicato, noi ci siamo posizionati, abbiamo chiamato all'astensione nell'ultimo post del blog, e dove spiegavamo pure che di tutta questa gente che si è presentata a sostenere e a legittimare ciò che è nato già incostituzionale e illegittimo da sempre, possa giustificare, se non con cospicui interessi personali, sicuramente nascosti chissà dove, cioè tocca ovviamente ai giornalisti di ricerca o a chi si può occupare di andare a capire dove stanno i benefici. Comunque questa è la situazione bruttissima della Unione Europea, dei paesi che hanno sostenuto questa elezione, perché guarda i dati che abbiamo noi. Ecco, diciamo che aggiungo una cosa prima di continuare, ed è che il lema di Aires Ben è conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, parole dette da Gesù nel Vangelo di Giovanni 8:32. Questo è importante perché cerchiamo sempre di poter sostenere e documentare tutto ciò che diciamo. Allora, secondo una proiezione statistica delle elezioni in Venezuela di domenica, di ieri, il risultato reale è un'astensione dell'87,4%, poi un voto al regime fu del 5,2% e il voto contrario del 7,4%, dove i risultati ovviamente non sono questi. Si sono accordati con l'opposizione, come la pseudo-opposizione, come l'abbiamo sempre chiamato, pseudo-opposizione collaborazionista ed elettoralistica, che ovviamente già con tutti gli accordi del Messico, no, sai, la Norvegia sempre in mezzo, cercando di sostenere il comunismo, non dentro la Norvegia, ma ovunque abbia possibilità, poi paese di petrolio comunque interessa, e si sono sicuramente accordati. Aires Ben nel suo comunicato ha detto sono semplicemente constatazione di se queste elezioni sono una assegnazione. Cosa e quali incarichi hanno assegnato a chi? Guarda, c'è una cifra particolare, perché furono 60.000 persone o 70.000 persone che partecipavano, si sono di candidati e di queste cose qua. Non sembra tanto, ma non dovrebbe stupire molto, perché a Torino abbiamo avuto 7.000 candidati per le elezioni comunali, quindi per 10, insomma. Sì, la proporzione. Per 3.000 posti. E quindi
questa situazione. Ah, bene, ma hanno vinto pure l'alcaldia di Caracas, che è molto importante. Importante, sì. Sì, 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 con una donna che in tanti la qualificano come la più odiata del Venezuela. Io, noi essendo cristiani, non abbiamo questo, però sì sappiamo chi è lei ed è una persona che riesce anche ad avere una mano di ferro violenta e impietosa quando è necessario. Ecco, gli stati che sono, pare che ufficialmente siano andati all'opposizione, ma sono dati ancora provvisori, quelli che ho trovato io, sono l'isola di Nuova Sparta, Cocedes e poi Sulia. Questi qua sono gli stati che sarebbero stati vinti dall'opposizione. Ecco, benissimo. Allora tu pensa che uno dice, perché l'abbiamo noi in programmi magari di qualche anno fa, a parte che abbiamo spiegato molto bene il meccanismo della frode elettorale nel Venezuela, noi abbiamo pure parlato della situazione dei diversi cartelli del narcotraffico, soprattutto quello della... soprattutto non ne abbiamo parlati diversi, una volta persino abbiamo spiegato perché c'erano stati un generale e diversi militari uccisi nella zona di San Cristóbal in un litigio di questi cartelli. La situazione della Guajira, el Estado Zulia, ha limiti con la Colombia. Nella penisola della Guajira vivono los guajiros, che è una etnia che è la più numerosa del Venezuela. E diciamo ancora una popolazione, io ho lasciato la cifra ad attorno alle 200.000 persone in questo momento, onestamente, essendo che dicevano che eravamo 30 milioni, adesso siamo 28 milioni, e sai che non abbiamo mai avuto cifre vere, e uno dei motivi della frode elettorale è proprio il registro, il registro di chi vota e chi non vota, insomma. Comunque, quella zona ha una forte presenza non solo di Hezbollah, e questo lo avevamo detto in passato, che lo guajiro venivano ideologizzati, questa gente veniva ideologizzata, e anche il tema del passo del narcotraffico, perché poi se tu... hanno già un pezzo sul mare dei Caraibi, no? al nord, proprio quando fa il Venezuela all'America del Sud, che fa così come una I. E allora, com'è che una zona così dedicata al traffico di droga, dedicata a situazioni anche di terrorismo, a situazioni dove anche le FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane, che poi comunque sono riuscite una parte di loro a rientrare nuovamente come guerriglia anche dopo i famosi accordi di pace mai approvati dal popolo colombiano, ecco, possa essere consegnata all'opposizione. Lo stato ricchissimo di petrolio, e sinceramente uno può solo pensare che il tale signor Manuel Rosales è un pezzo, un peone del regime, altrimenti no. Questo signore aveva vinto qualche elezione presidenziale che poi aveva consegnato persino prima che si sapessero i risultati. Credo che di questo pure ne avevamo parlato una volta, ma non ho la memoria così perfetta. E Nuova Sparta, lì anche di questo ne abbiamo parlato, soprattutto quando una volta si radunò lì, c'era una competizione internazionale di baseball, e poi ci furono i popoli non allineati. E avevamo fatto un programma perché avevano espulso i giovani, non li avevano fatti parlare, eccetera, eccetera, e avevamo detto che lì convivono i sunniti, sciiti, salafiti, alawiti,
anche perché hanno non solo territori, proprietà, eccetera, ma spazi dove loro possono fare allenamento, i loro traffici e mobilizzarsi, insomma, con grande facilità. Avevamo Canoa Esparta quindi. è un'isola che sta, insomma, un po' verso est, insomma, più o meno. Sì, ma lei la de Margarita, poi chi ha vinto? Morel. Allora, se Morel bisnonno, Morel trisnonno, Morel quatrinonno e poi adesso Morel padre, mother, figlio. È praticamente una Una situazione di dinastia. questo governatore egemonico. Sì, ma sono sempre, insomma. Che maschera si possono mettere quando noi sappiamo che i quattro partiti della pseudo opposizione, quei fondamentali, Un Nuovo Tempo, Acción Democrática, Sarebbe la Voluntad mesa. Popular y Primero Justicia, sì, beh, sì, quelli che stanno, magari anche altri, quella situazione lì è solo ed è sempre stata una componenda e noi come Aires Ven da molti anni abbiamo usato una frase durissima che sicuramente è rimasta registrata su Libere.tv, che era la defenestrazione dell'intera casta politicante ed elettoralistica. Oggi, come siamo partiti da chi ha vinto, oggi come oggi si potrebbe dire che è stato importante questo risultato. In primis perché era assolutamente evidente che la frode elettorale avrebbe dato massicciamente, ma già l'avevano presentato e detto: ah, la nostra cartina sarà così tutta rossa, eccetera. E sicuramente dell'estado, pues, non ti so dire molto, è uno stato agricola dove probabilmente. In tante zone agricole del paese, anche nella pianura, questi narcos, boss e capi della tirannide, hanno anche delle fattorie dove ci sono, come si chiamerà, la pista per gli aerei piccoli che trasportano la droga, eccetera, eccetera. Quindi, però questo non mi azzardo oltre, Beccojede, nuova parte è chiaro, Zulia è chiaro, perché sono passati al regime. Ora c'è un'altra posizione, una seconda posizione, allora ha vinto alla grande la tirannide, la rivoluzione, non di robo di furto, però ha vinto anche alla grande, come oggi ci sono gruppi dell'opposizione venezuelana che considerano che finalmente il popolo venezuelano si è svegliato e che finalmente Venezuela ha vinto in quanto l'altissimo livello di astensione che dimostra la coscienza di non essere né col regime e né con queste opposizioni. Che poi queste opposizioni, se ti ricordi bene, l'avevamo parlato, c'erano tre assemblee, due assemblee nazionali più la costituente che poi è stata dissolta, no? Ci sono due tribunali supremi, due presidenti, un interino, beh, E dobbiamo dire che situazioni. l'elezione di Maduro a livello internazionale non è stata, diciamo, accettata, insomma, non è stata La riconosciuta. prima è quella del 20 maggio. Sì, ma adesso lui, l'ho sentito in una dichiarazione in meno di un minuto, ha detto con grandissima chiarezza che tutti i partiti che hanno partecipato a queste elezioni, tutti i candidati e tutti coloro che hanno votato e sono andati a votare, l'hanno legittimato perché nel Venezuela appunto c'è una democrazia partecipativa e questa è la straordinaria dimostrazione. Ora c'è da fare un piccolo ragionamento, cioè se noi siamo 28 milioni, meno i 6 milioni che sono di emigrazione forzata, che forse sono già molto di più, però sono lì a 6 milioni come cifra. Allora ti fanno 22. Dentro di questi 22 milioni,
Immaginati che abbiamo, non lo so, 2 milioni di bambini, avanzano 20, che tutti siano adulti, 20 diviso 6 ti fa la percentuale che praticamente ogni famiglia venezuelana sta soffrendo la tragedia di questo Holodomor, sterminio, olocausto, estinzione del popolo venezuelano, come questi l'hanno commentato. Ti dicevo, tornando indietro, di come si può considerare, in tanti considerano che Venezuela ha vinto, che da questo momento il non sostegno alla opposizione, a quelli che hanno partecipato, perché ci sono pure le chiese, certe chiese evangeliche delle quali abbiamo una volta parlato con addirittura un pastore Bertucci, cognome italiano, ha candidato alla presidenza nel maggio. Questa cosa l'ascolto con molta serietà e voglio ricordare che come lema noi quando avevamo il nostro programma Camino de Libertad, noi parlavamo già sulla nuova Venezuela nata l'8 ottobre 2012 dopo che Capriles aveva consegnato le elezioni all'insepolto perché si considerava appunto che insomma che stava così male che poveretto, gli cedevano le elezioni. Poi è morto a dicembre, come sappiamo, e non a marzo del successivo anno. Sicuramente per noi, diciamo, questa considerazione che abbia vinto questo altro paio di occhiali, il Venezuela libero, il Venezuela di bene, è interessante nel senso perché noi abbiamo detto la nuova Venezuela nata e sosteniamo questo dell'orizzontalità della nostra concezione filosofica anche come scuola di pensiero e configurazione sociopolitica. Perché già da allora iniziò un risveglio delle persone ascoltando senza tanto rifiuto, non troppi, ma certuni, di tutti noi che dicevamo l'opposizione non permette in minimo modo che la possibilità di uscire dalla tirannide. Loro continuano a sostenere, in questo caso, probabilmente, essendo tanto politicizzato il popolo venezuelano, qualcuno dice si è disamorato della politica. Io penso invece che magari è perché ha capito un po' di più e non ha voluto sostenere. Se il panorama fosse stato diverso, metti il 60% all'opposizione 40%, cosa avrebbe cambiato? È difficile poter dire che poteva andare verso una situazione di democrazia, perché indubbiamente anche queste elezioni dimostrano che non si esce da questa tirannide solo con elezioni e soprattutto così fraudolente. E perché? Perché abbiamo spiegato anche qua ai nostri cari ascoltatori di Liberi.tv il plan patria. Che ti spiegavo, il plan patria è una cosa al di sopra della stessa Costituzione, e quindi quando si chiede al rispetto della Costituzione, eccetera, c'è un qualcosa che sta sopra. E per esempio ci sono la figura del protettorato. Quindi tu vinci la governazione, beh, questa stessa dell'Estado Subia, cosa fanno? Nominano subito una gerarchia superiore che è lì dove vanno le risorse, è lì dove vanno tutte le cose, per cui non smette il regime di essere in possesso dell'intera totalità della vita sociale, politica, economica e anche spirituale del Venezuela. Noi invece
poi si dice no, adesso bisogna, è il momento in cui bisogna iniziare a proiettare una nuova classe politica, eccetera. Non so da quanti anni che diciamo defenestrazione, ma anche da tanti anni che è sempre un programma che non, quello lì lo diciamo, ma non l'abbiamo mai potuto fare, quello della Venezuela ristrutturata attraverso meccanismi che erano allora forse un po' possibili di chiamare a una costituente con altri meccanismi. Tutto quello si era perso, l'opposizione a quella quale se le aveva offerta la possibilità l'aveva un po' usata, poi comunque alla fine ad un certo punto il governo ha capito che l'idea non era male e l'ha utilizzata, ovviamente svirtuandola completamente. Che ci siano progetti, sì sì, Aires Venlia, progetto Venezuela, cioè una concezione di punti di una Repubblica, recuperare la Repubblica ovviamente con una democrazia liberale, laica, e sicuramente quella parola che non potremo più pronunciare sarà socialista, e però con un federalismo decentrato che è concepito più o meno in 12 punti, eccetera. Per cui io ti ringrazio che mi dai questa opportunità anche di ricordare queste cose, in quanto Aires Ven riceve attenzione da te e mi corona Jesus, mi darà, perché no, d'altra parte è importante il tuo report, perché qua informazioni sono importanti, che le cose che tu sai per farle conoscere, perché sappiamo anche che il regime ha un certo, diciamo, una certa influenza anche sui mezzi di comunicazione, che poi sono quelli con cui si fa la conoscenza in modo diffuso all'interno, insomma, della cittadinanza, e quello che le persone sanno è quello che in qualche modo gli arriva, e quindi c'è un filtro che sta a monte, e finché non c'è conoscenza, finché non c'è consapevolezza, anche la speranza di un cambiamento diventa difficile. Il tutto ovviamente in un contesto, come dicevamo, io, siccome il tempo sta finendo, ti prego di dirci un qualcosa su questo, cioè sul contesto. Io cerco sempre in questa trasmissione a un certo punto di parlare dei cittadini, delle persone che stanno lì, cittadini. Adesso cittadini sembra una cosa un po', diciamo, quasi sovranista. No, delle persone che vivono sul territorio. Viviamo in una, ricordiamolo, in una specie di film dell'orrore chiamato Covid a livello planetario da ormai 3 anni quasi, quindi emergenza sanitaria, ma un'emergenza sociale che già, un'emergenza sanitaria che si innesta su un'emergenza sociale, economica, sanitaria e alimentare che già era presente prima del Covid in Venezuela. Ecco, che tu sappia la situazione adesso com'è. Bene, guarda, la situazione, diciamo, sono, ecco, la tirannide ha grande forza, poi sono meccanismi che venendo anche, insomma, non dobbiamo dimenticare che noi siamo invasi dalla Russia, l'Iran, la Turchia, la Bielorussia, eccetera, eccetera. E bisogna avere la coscienza che la propaganda non è che è nata oggi, o le nuove narrative che riescono a svirtuare il linguaggio, svirtuando il linguaggio ovviamente, tu lo sai che è stata una grande battaglia di Aires Ven, questa situazione del linguaggio, in quanto il pensiero non ha un altro modo di esprimersi se non attraverso il linguaggio, tu svirti il linguaggio. Ora, questa situazione, la fame, la sanità, ma anche il linguaggio e la propria spiritualità sono armi politiche fortissime, fame e sanità. Non è cambiata la situazione per la gente. Tu come puoi immaginarti che una persona che ha un salario minimo di $1,7 possa stare? Certamente cosa si è convertito? Il paese vive di una narrativa dove l'economia è meravigliosa, ma perché il paese è stato convertito in una macchina di riciclaggio, si dice, no? Di soldi,
il riciclaggio dei capitali illegali. E quindi tu vedi negozi di un lusso impressionanti, giganteschi in certe zone, appartengono moltissime, e l'Iran lo fornisce queste situazioni, e certamente loro, facendo vedere tutta questa cosa, cioè vendono Lamborghini, vendono Ferraris, è uno scandalo impressionante come è stato depredato l'erario nazionale. La gente, gli anziani, come sempre dico, con le pensioni misere, oggi, cioè, la situazione è anche, diciamo, affettiva, una famiglia disfatta, no? Per esempio, la mia, sono in Spagna, Puerto Rico, Stati Uniti, io qua, ma tanti altri peggio ancora. E cosa si vive della remessa, di ciò che si manda, di soldi? Ma indubbiamente, allora, il vaccino cubano, il vaccino Sputnik, forse loro si sono fatti veri vaccini. Ciò che è successo è che ci sono stati medici, ecco, nel Venezuela, i medici della resistenza venezuelana, certuni sono amici di Aires Ven, uno molto particolarmente, che sono riusciti a spiegare, dare delle cure a molto basso costo rispetto ad altre situazioni, dove preso immediatamente con la situazione virale, la situazione veniva soppassata. Ma l'avevamo, credo, detto, ci sono stati casi dove si entrava in una casa e c'era un'intera famiglia che era morta. La tragedia dei bambini, come ti spieghi, 500.000 bambini denutriti? Questa è una cifra che magari non si avvicina nemmeno, è per cioè, ne manca, la cifra è bassa, per difetto, ecco. Quindi noi, in questa situazione di Holodomor che abbiamo vissuto, con questi fattori socioentropici che abbiamo sempre parlato, odio, menzogna, paura, più la quarta gamba che stabilizza il tavolo è quella opposizione, la falsa opposizione. Abbiamo i bambini che sono il nostro futuro, che muoiono di denutrizione, oppure figurati la quantità di persone che avremo con disabilità. La fascia produttiva che passa fame, che va a cercare nelle pattumiere, che va a cercare nelle discariche da mangiare, distrutta, e gli anziani, che sono la nostra memoria, che muoiono uno dietro l'altro, piano la piano. La situazione, quindi, che sta peggiorando. Sì, è andata peggiorando. E viene utilizzata, come già ci hai detto altre volte, ci confermi che la situazione continua, viene utilizzata come strumento di potere attraverso, diciamo, la diffusione dell'angoscia, della paura, del terrore, le bande di cui avevamo parlato più di una volta, paragovernative, armate che circolano. È una situazione veramente, veramente drammatica. Vedremo come si stabilizza adesso un pochino la situazione, e se ci saranno delle voci fuori dal coro, tra virgolette, a seguito degli assetti più o meno nuovi, insomma, ma degli assetti comunque sia che succederanno a queste elezioni amministrative, e ci potremo risentire, Blanca. Io ci ritroveremo sicuramente qui su Libri TV. Ti do a te un minuto per concludere, perché siamo veramente oltre. Bene, il regime utilizzerà questo risultato di elezione per chiedere l'abbattimento, la sospensione di tutte le quelle punizioni che tanto gli Stati Uniti come anche l'Unione Europea ha avuto contro, soprattutto personali, ma loro dicono che si muore di fame, perché, e allora togliere queste punizioni, adesso non mi viene la parola, vuol dire in base a questo straordinario risultato. Ma io ti devo dire che anche la Chiesa e la Conferenza Episcopale Venezuelana, certi
sacerdoti, sono dati da fare per chiamare a partecipare a queste elezioni, quindi saranno pure responsabili di questo fatto. Noi diciamo viva Venezuela libre, democratica e consciente, Dios y Federación descentralizada, Dio benedica tutti voi, tutti noi, l'intera Italia, l'intera Venezuela e il pianeta che ne ha proprio tanto bisogno. Grazie Gianni, veramente. Grazie, grazie. Ricordiamo Blanca Disegno, cofondatrice di Aires Ben, l'opposizione non violenta e propositiva al regime venezuelano. Grazie ancora, ci ritroviamo qui, seguiteci, condividete questo video, facciamolo circolare. Grazie ancora. Grazie a te.